Allora, zio Bruno, adesso ti commento questo quadro perché ho molte cose da dirti su questo quadro. Prima di tutto, vedi il viso? Il viso mi sembra più un viso da uomo più che da donna. Dovresti fare un po' più raffinato il viso. Poi per il resto, credo che vada bene. Magari ci aggiungerei in un quadro di Afrodite, cioè Venere, anche il pianeta Venere, magari che lo tiene sulla mano la Venere quando esce dall'acqua. E perché i dei una volta erano così, almeno si dice, però dopo sono diventati pianeti. Quindi quello che voglio spiegarti è proprio questo. Ci metterei questo e poi ci metterei anche nello sfondo anche Zeus e Cromo di dei, insomma. Perché Zeus è che taglia i testicoli a Cromo. E li getta nell'acqua perché è così che nasce Afrodite, si dice in storia dell'arte. Quindi ti ho spiegato un pochino quello che so su Afrodite, che poi è la dea della bellezza, Venus, Venere, tra i pianeti, tra cui è il secondo pianeta roccioso dopo Mercurio, più vicino al Sole, il pianeta Venere. E subito dopo Venere veniamo noi. Ciao zio Bruno, questo è un piccolo pensiero che ti ho voluto fare per pubblicizzare sempre le tue opere d'arte. E poi dico a tutti di venirvi a visitare sulle vostre mostre che fate, quando le farete, le mostre se le farete. E poi di mettervi in contatto con voi per farvi complimenti sulle vostre opere, tue e di zia. E sulle opere tue, come dico sempre a tutti, 936@libero.it, l'email di mio zio Bruno, 900 in frase e 36 in numero. E per mia zia invece è sempre 900 in frase, ma invece di 3649 @libero.it e potete mettervi in contatto personalmente con loro, con i miei parenti e fargli i complimenti. Poi se invece volete fare complimenti a me per il video che sto facendo a mio zio, potete scrivermi per email a Minni con la Y finale punto love love la V come Varese e poi chiocciola aspettate love scritto cat punto com Cat. E questo è tutto, insomma, quello che volevo dire su questo video, su questo quadro, cioè quello che mi ricordo, insomma, di storia dell'arte che facevo in terza superiore. E l'ho studiata la civiltà greca. E diciamo che il nudo era anche la perfezione, però lo facevano solo per gli uomini alle Olimpiadi, perché una volta c'erano Olimpiadi solo per maschili e non c'erano per le donne.
Olimpiadi sono nate proprio in Grecia. E ti consiglierei, zio Bruno, se vedi questo video, di fare un quadro anche su Atena, la dea dell'intelligenza che nasce dal cervello, cioè dalla testa di Zeus, e, tra cui prende il nome la capitale greca, Atene. Atene viene proprio dalla dea Atena. È un suggerimento, un consiglio che ti do, zio. Poi fai come vuoi. Anche se la dea dell'intelligenza ti posso dare un suggerimento, la vedrei con i libri, insomma, con accanto ai libri, insomma, che studia, che è intelligente, che studia. La vedrei su una scrivania con sopra la testa anche una corona di alloro, insomma. Non dico Dante, tipo Dante Alighieri, ma quasi, insomma. Un suggerimento che ti ho dato, insomma, ecco tutto. Ciao.